Ciao a tutti e benvenuti. Mi chiamo Saladriel. Questa qui sotto, che non potete vedere, ma c'è, è Tiger e mi farà da assistente oggi. E stiamo iniziando una nuova serie. E sono, come al solito, emozionatissimo. Salt and Sanctuary. Un gioco che mi ha sempre affascinato fin dalle prime premesse, fin dai primi video che ho visto. Fin dalle prime cose che ho letto, un Souls-like 2D, un incrocio tra Souls, tra Dark Souls e Castlevania. E le premesse non possono essere migliori, conoscendo i miei gusti. Mi piacciono gli arcade fantasy, mi piacciono i Souls, e questo sembra essere il perfetto mix tra i due. Tra le varie altre cose che ho sentito di questo gioco c'è il fatto che è stato tradotto malissimo in italiano. Sono stato tentato di iniziare questa serie in inglese, ma no, la inizierò in italiano. Se poi la traduzione fa veramente così pena, come ho sentito dire, passerò all'inglese, ma preferisco tenerla in italiano se posso, in modo da rendere il gioco più fluido, da non dovermi costringere sempre a tradurre, di continuo. Visto che molto probabilmente la lore di questo gioco è importante, almeno quanto quella di Dark Souls, e mi dispiacerebbe perdere di fluidità nel gioco o perdere dei dettagli visto la mia non perfetta competenza nella lingua anglosassone. Ecco, tutto lì. E eccoci qua, comunque. Non voglio fare un'intro troppo lunga per non tediarvi. Però già la schermata di presentazione del gioco mi piace tantissimo con questi simboli magici, alchemici quasi. Sembra quasi un sistema solare, quello che vediamo all'interno del triangolo, tutti quei cerchi. Le radici o un albero capovolto potrebbe essere l'albero della vita e al di sopra sembra essere una provincia o comunque una pianura con delle colline, delle città, delle case. Vedo dei boschi, sembrano qualcosa del genere. Non so se vedete il puntatore del mouse muoversi, perché non mi ricordo se l'ho tolto dalla configurazione di OBS, ma questa sembra un'arcata di montagne messe a cerchio. Sembra quasi Mordor, oppure Talabeim di Warhammer. E qua ce n'è un'altra, qua ci sono delle colline. Interessante, o dei boschi. Bene, premi. Premiamo A. Nuovo gioco, continua. Opzioni. Opzioni. Vediamo brevemente. Ok, video, non credo che ci sia molto da impostare. Infatti. Indietro. Audio, credo che siano sempre i soliti volumi. Ok, li terrò così al massimo, poi li regolo in fase di montaggio. Va bene. Gioco, che configurazioni ci sono? Appunto, il controllo della lingua. I controlli, vabbè, ma lasciamo tutto così. Sì, per il momento partiamo di default, via. Nuovo gioco. Qual è il tuo nome? No, non giocheremo come Saladriel, ma visto il genere di gioco, giocheremo come Rick Bauer. Così iniziamo a parlare un po' anche di lui. E già lo sfondo si addice molto alle origini di Eric. Accetta. Eric, è stato il personaggio di giochi di ruolo che ho interpretato più a lungo. Eric è nato come marinaio. Le origini che ho scritto nel suo background parlavano di lui che da ragazzino è stato salvato da una nave di marinai che l'ha trovato in mezzo ai flutti. Di fianco a lui i resti di una nave completamente distrutta, quindi si era salvato appoggiandosi a un pezzo di legno galleggiante. E in lontananza una nave fantasma, le cui vele lacere venivano spinte da un vento inesistente, circondata da nebbia che si allontanava. Questo background l'ho scritto nel 1996 e se vi ricorda un po', giusto un po', l'inizio della maledizione della prima luna, del primo film dei Pirati dei Caraibi.
Sì, è la maledizione della perla nera, scusatemi. Sì, l'ho fatto anche a me. Quando ho visto i primi 5 minuti di quel film, ho sputato i popcorn. Mi sono girato verso quello che era attualmente il mio master e gli ho fatto: questi mi devono i diritti d'autore. Come battuta, ma il background è esattamente lui. Tra l'altro, Eric, anche lui biondo, con gli occhi di un blu intenso, quasi viola. E dopo essere stato marinaio, è sbarcato a terra, è diventato prima guardia del corpo, poi guardia cittadina, cacciatore di taglie, cacciatore di streghe, e poi si è votato alla. E già da allora era devoto al dio della vendetta, del castigo e della purificazione, perché su quella nave assieme a lui c'erano i suoi genitori, la sua famiglia è stata sterminata un po' alla Batman, e lui voleva vendicare questa cosa. Uno dei giuramenti che ha fatto è stato quello di non morire fino a quando non avesse vendicato la morte dei suoi genitori. E Solkan ha fatto sì che lui compisse mille altre imprese prima di vendicarsi, e ancora deve farlo, alla fine di tutte le sue campagne da gioco di ruolo, alla messa in pensione del personaggio, allo stato attuale, deve ancora portare avanti la sua vendetta, ma ci sta. E quindi vediamo come riusciamo a rispecchiare questo personaggio all'interno di questo gioco. Mi piace. Allora, sesso maschio, ci siamo. Capelli, no, non spettinati, ma spazzola, ce li abbiamo? Oh sì, no, non completamente rasato. Vediamo un po' se riusciamo a trovare un biondo grano che mi piace. Sì, ma questo è completamente rasato e non mi piace. No, mi servono dei capelli. Eccolo qua, alla militare. Perfetto. Voi immaginatevi, se l'avete visto, Top Gun, il personaggio di Ice. L'antagonista di Tom Cruise in quel film. Lui. Stessa mascella squadrata, stessa pettinatura, stesso temperamento. Ok, colore degli occhi assolutamente non marrone, ma troviamo qualcosa di più simile al color cielo, color blu. Troppo chiari. Grigio, non c'è viola, vero? Nero, argento, no. Questo blu qua mi sembra più indaco, quindi va bene. Origine, questo penso che ci darà il colore della pelle. Infatti, allora Erika ha una carnagione piuttosto pallida, è proprio nordico, nordico, nordico. No, non bianca così, non con queste fattezze. Vediamo un po', vediamo un po'. Non conosco le regioni, quindi guardo. Kostrok, sì, mi piace. Direi che. No, direi di no, direi di no. Oh, cittadella, Kostrok. Kostrok mi piace, ok? Classe. Allora, Eric sì è stato cavaliere, ma non ha iniziato il suo girovagare come cavaliere, quindi no. Mago no, non pratica magia. Magia Eric, sì, paladino magari, ma questo più avanti. Ladro no, assolutamente. Cuoco no. Chierico lo è anche stato, ma no, non ancora. Squattrinato. Cacciatore. Oh, sì, squattrinato. Oh, cacciatore. Squattrinato potrebbe simulare un Eric Bauer appena sceso dalla sua nave e che va all'avventura alla ricerca della sua personale vendetta una volta raggiunta la maggiore età. Così come è stato. Cacciatore potrebbe essere un Eric Bauer già avviato all'interno, mamma mia che bella questa classe qua, mi piace. Già avviato nella sua. Nella sua caccia alle streghe. Però Eric, quando ha iniziato la sua campagna, non aveva proprio niente. Un pugno di monete, la sua vendetta. Le sue memorie da marinaio. Chissà se ci dà anche le statistiche. Scegliamo squattrinato. Non ce le dà le statistiche? No. Sfida. Oh,
questo è bellissimo, poi per il Game Plus, a crearsi le proprie sfide. Bello. No, non ancora, è la prima volta che ci gioco. Qui cosa abbiamo? Non ci dice niente dell'equipaggiamento. Effetti. Sfera di cristallo, anello dell'avidità, idolo d'ambra, mercenario di pietra, coccio rosso, nessuno. Anello dell'avidità. Sfera di cristallo? No, Eric non è mai stato molto propenso alla magia. Anello dell'avidità. Idolo d'ambra. Coccirossi. Sono indeciso tra i cocci rossi e l'anello dell'avidità. Eric è partito. Uno dei primi oggetti magici che ho incontrato era un anello che aveva degli effetti strani su di lui. Era più che altro un oggetto maledetto nel mondo di Warhammer. È più facile trovare quelli che non oggetti di magici sani e utilizzabili facilmente dai giocatori. Quindi, perché no? Anello dell'avidità. Poi Eric era famoso per il fatto di aver avuto un anello che lo contraddistingueva come appartenente ad una setta segreta di cacciatori di streghe. Quindi sì, direi che l'anello è appropriato per il personaggio. Squattrinato, all'avventura. Direi andiamo. Non vedo l'ora. Sì, sono curioso. Questo mondo ha conosciuto secoli di guerra, ma la pace è finalmente preziosamente vicina. Consegneremo la principessa al regno di oltre il mare. Dove un matrimonio combinato? Ah, il fallimento di questa missione ci avrebbe sicuramente gettato in una buca oscura. Ok, quindi partiamo su una nave. Figo! Scusate se rido. C'è anche una bella cornice. Bello. Ok. Allora, visto che c'è una cornice, io faccio una cosa, interrompo un attimo la registrazione così verifico che stia andando tutto bene. E sposto la mia telecamera in modo da metterla bene, da verificare che sia ben messa in alto a sinistra nella cornice. Allora, esco? No. C'è modo di mettere pausa? No. Aspetta un attimo. Inventario, bestiario, menu. Fine del gioco. No, non è il caso. Metto solo un attimo. Stacco un attimo il gioco. Ritorno fra un istante. Ok, rieccomi qua. Bene, dicevo, che bello, partiamo anche una nave. Esattamente quello che. Esattamente Eric. Allora, vediamo un po'. Io prima di iniziare. Sarà un po' lenta, questa partita. Concedetemelo perché voglio imparare bene le meccaniche del gioco, i menu e tutto quanto prima di andare avanti, giustamente, visto che è un gioco mediamente complesso. Allora, abbiamo le nostre statistiche: forza, resistenza, destrezza, forza di volontà, magia e saggezza. Vabbè, fino a qua è tutto chiaro. Livello 1, 5, penso che questo sia l'equivalente a questo punto del. Sì, non mi ricordo più come si chiama, ma quella classe di Dark Souls 2. Dove si parte sostanzialmente come un nulla di nulla e si hanno tutte le statistiche medie. Allora, con i trigger ci muoviamo nel menu a sinistra, quindi statistiche secondarie, salute, concentrazione, resistenza, attacco, rilascio oggetti, equipaggiamento 18,8 su 42. Ok, quello penso che sia il peso trasportato sul peso trasportabile. Ah, ok, premendo la levetta sinistra mostriamo la percentuale di peso trasportabile rispetto alla divisione. Ok, rispetto al rapporto tra i due. Terzo menu. Ah, ok, valori di difesa, colpo, taglio, fuoco, fulmine, veleno, sacro, arcano, l'equilibrio, che penso sia la stessa cosa della poise di Dark Souls, e di nuovo il peso equipaggiato. Ah, e mostriamo in percentuale le difese. Che bello, che
cervello. Ok. Mentre a destra abbiamo l'inventario. Ok, casacca di cotone. Ah. Una semplice casacca da contadino. Beh, ok. Uno sporco paio di guanti da lavoro in tela. Il suo tessuto ruvido e abrasivo quasi non adempie allo scopo di proteggere le mani di chi lo indossa. Le mani di chi lo indossa dalle vesciche. Abbiate pazienza. Ok, beh, non mi sembra così malvagia la traduzione, eh? Fino adesso. Abbiamo dei pantaloni. Semplici pantaloni da contadino. Un contadino male armato non avrebbe mai potuto farcela fin qui. Ma non si dovrebbe mai sottovalutare la capacità di sopravvivenza degli uomini. Direi di sì, soprattutto di Eric. Allora, facciamo finta che invece di contadino, di camarinaio. Ci sta, vi piace? Tra l'altro, scudo di legno e ascia sono un equipaggiamento piuttosto consono ad un marinaio nella piena epoca oscura. Vediamo cosa dice. No. Nella descrizione delle nostre armi. Un semplice scudo rotondo costruito da legna dura, legata con rivetti di ferro. Eh sì, la traduzione inizia a fare. Ok, nello scorrere ci si sposta con la levetta destra. Ok. Traduzione inizia a fare un po' acqua, ma va bene. Comuni e poco costosi, gli scudi di questo tipo sono l'elemento base tra gli aspiranti guerrieri che non possono permettersi attrezzature migliori. Ci sta. Fino adesso fa molto Warhammer. Questo scudo qua presenta numerose ammaccature e graffiche, indicano che ne è già stato fatto un uso considerevole. Bene, ci sta, ci sta, ci sta. Accetta. Un semplice strumento da tagliare realizzato ponendo un cuneo appuntito di ferro alla fine di un'assa di legno duro. Ci sta. Normalmente utilizzata per abbattere gli alberi, ma comunemente riproposta in tempi di lotte da parte di contadini e rivoluzionari per abbattere i loro oppressori. Ci sta. Vasetto di fuoco? Un vasetto di argilla di fuoco briano. La ricetta del vero fuoco briano è un segreto gelosamente custodito. La sostanza contenuta in questo vasetto è probabilmente solo una ricostruzione approssimata. Va bene, ok, quindi penso che siano delle bombe? Eric adora il fuoco. Forcone. Abbiamo un forcone oltre all'accetta. Un attrezzo agricolo composto da una testa di ferro triforcuto. Invece che un forcone potrebbe essere un tridente da marinaio, le divinità del mare, Nettuno, nella mitologia greca, e Mannan, il suo equivalente, nella mitologia di Warhammer, hanno il tridente come arma e il forcone può essere una buona rappresentazione di un tridente. Bene, un attrezzo agricolo composto da una testa di ferro triforcuta fissata all'estremità di un'assa di legno. Probabilmente meglio conosciuta come arma improvvisata utilizzata dai contadini poveri e folle inferocite piuttosto che per spalare fieno e terriccio. Bene. Ok. Abbiamo altro? No. Non abbiamo altro dietro, perfetto. Scegli impugnatura una mano o due mani. Ah, bello. Ok, qui che cosa abbiamo? Bestiario. Oh. Tutte le voci di bestiario? Quante sono? 98. Oh. Quindi avremo una lore che si espande da sola man mano che incontriamo le bestie, immagino. E qua c'è il menu. Bene, non vedo l'ora di procedere. Allora, come si gioca? Non si usano i bumper per attaccare. Se premo il trigger, rotolo. Ok, quindi già i comandi sono diversi da Dark Souls. Proviamo con la A, salto, X, colpo, Y, colpo più pesante, B, niente. Ok. Bumper sinistro, cambio arma. Ok, trigger sinistro, paro. E se attacco mentre paro, faccio il parry. Bello, ok. Fantastico, mi era successa la stessa cosa in Dark Souls. Avevo appena, no, in Demon's Souls. Appena ho giocato Demon's Souls,
cioè, quando ho iniziato a giocare a Demon's Souls, avevo appena finito di giocare a Dante's Inferno, per cui continuavo ad attaccare premendo X. Vi lascio solo immaginare quante erbette ho sprecato. Ok, qua ci sono dei vasi. Sì, si rompono, bene. E tu chi sei? Ciao. Ci siamo imbarcati nella notte? Vogliono rapire la principessa. Ovvio. Riscattala, quindi valla a riprendere. La traduzione inizia a fare acqua, ma è comprensibile. Proteggi il... No! Maledetto! Quindi dei pirati... Siamo su un'imbarcazione che sta trasportando la principessa. E dei pirati... La stanno rapendo. Ok, sembra un po' Star Wars. Beh, non proprio. Ok. I nostri compagni d'armi si stanno difendendo, ma hanno avuto la peggio. Ok, paro. Voglio provare un parry. No. Più avanti, magari, eh. Sono morto. Il fallimento di questa missione ci avrebbe sicuramente scagliato in un'epoca oscura. Mi svegliai al suono delle onde che si infrangevano sugli scogli e seppi che ero vivo. Devo trovare la principessa. Siamo naufragati. Siamo morti e siamo naufragati. Però che bello. Nebbia. Atmosfera. Acqua. Ok. Acqua bassa. Una spiaggia fatta di nebbia. E ci siamo noi. Shivering Shore. La costa dei brividi. Fantastico. Promette bene. Che bel parallasse che c'è in fondo. Sì, lo so che tecnicamente è facilissimo da realizzare con... E queste cosa sono? Benvenuto, amore. Oh, ma quanto è Dark Souls questa cosa? Messaggi nelle bottiglie! Invece di usare i gessetti si usano le bottiglie perché siamo su una spiaggia. Perché siamo dei naufraghi. Signori, questo gioco sta iniziando a piacermi un casino. Dicevo, sì, so che è facilmente realizzabile a livello tecnico il parallasse adesso, ma è reso bene. Con la nebbia che dissolve le immagini in profondità. Bello. Ok, e cos'è neve? Costa dei brividi perché fa freddo, immagino. Allora, in basso a sinistra abbiamo delle voci in più nel nostro inventario che sono un triangolo bianco e un cilindro giallo. Ok. E una freccia, due triangoli uno sopra l'altro. Cambiato qualcosa qui? No. Ok, andiamo. Oh, un tipo. Armi per terra, cadaveri. Qui la battaglia è continuata, eh. Riesco a non salire? No. Ciao. Ehi là. Sei solo una sorta di relitto umano sospinto a riva con il resto di noi, giusto? Ah, sì. Nel senso che proprio mi hanno... quasi ucciso e scaraventato in acqua. Vorrei un rifugio, vorrei un santuario. Ah, oh, ha pronunciato parte del nome del gioco.
Ma che cos'è un santuario senza alcun credo? Bella domanda. Eric, lui è pieno di fede per il dio dei mari e per il dio della vendetta. C'è un santuario sulla spiaggia. Puoi reclamarlo per la tua fede. Oh. Affascinante. Dimmi, credi nei tuoi dei? Sì, no. Bella divinità in cui crede Eric è piuttosto antica. No. Non credi nei due dei? Insolito. Forse sei un pellegrino di Devara? Temo che quelli come te stiano scomparendo da secoli. Ah. Non è una femmina la divinità per la quale crede Eric. Beh, no, lui ha seguito anche Arianka, la dea della disciplina, ma. No? No? Non credi proprio in alcun dio? Sì, no, io credo in un dio. O sei coraggioso o stupido, o vieni dal nord. Scusate, spengo l'audio del cellulare. Ok. Non sembri particolarmente coraggioso, ma neanche particolarmente stupido. Sei un fabbro delle montagne? No. No? E allora qual è la tua fede? I tre. Dea della. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, quindi qua ci riassume tutte le domande che ci ha fatto prima. Bene, gli uomini di ferro, no. È più una cosa nanica questa. I tre. Beh, le divinità della legge nel mondo di Warhammer sono tre. Alluminas, il dio della luce, Arianka, la dea della disciplina, e Solkan, il dio della vendetta e del castigo. Dea della luce. I tre. Iniziamo con i tre. Credo che questo sia l'equivalente dei patti di Dark Souls, immagino. I tre. Ah, ok. La maggior parte degli uomini seguono tre divinità: il re, il cavaliere e il giudice. Mi piace questo. Il re conferisce saggezza ai condottieri, il cavaliere protegge i guerrieri in combattimento e il giudice guida coloro che mantengono l'ordine. Sì. Oh, questa è la mia fede. Saggezza, combattimento e ordine. Sì. Beh, non c'è un dio della saggezza nelle divinità della legge di Warhammer, ma Eric e Verena, la dea della saggezza, hanno avuto un rapporto particolare, anche buono, dopo i primi dissidi. Quindi, sì. Sì. Segui tre. Sei un seguace di tre, come sospettavo. Ah, bene, ok. Ecco il candelabro dei tre, icona della tua fede. Oh. Candelabro dei tre. Andiamo subito a vedere cosa dice. Allora, un candelabro dorato. I suoi tre rami simboleggiano le divinità dei tre, il re, il giudice e il cavaliere. Mi piace. Posiziona il candelabro in un santuario vacante per rivendicarlo nel nome dei tre. Coloro che difendono l'integrità, la virtù e l'ordine. E chi si muove da questo. Da questa posizione? Ciao! Hai altro da dirmi? Sì, sono sopravvissuto al naufragio. Ma dai, l'isola è piena di marinai naufragati come te, quindi i miei compagni sono ancora vivi. O forse i pirati? Io sono sempre qui sulla spiaggia, vedo uomini annegare, vedo uomini sopravvivere, ma non vedo mai salvataggi. Ah, quindi qua su quest'isola ognuno se la cava per conto suo. Forse quest'isola è maledetta? Che fortuna! Non stavi forse pensando la stessa cosa? No, non ancora, ma dopo tutto quello che mi hai detto, sicuramente. Hai altro da dirmi? Se ho visto una principessa? Sì, forse è possibile. Ma perché questa principessa è così importante? Dovevamo mettere pace tra due regni, immagino. Quindi è importante, sì. Vivi o morti, siamo fatti tutti di carne e ossa. Non fare il falso filosofo con me, per favore. A Eric non piacerebbero questi discorsi. A Eric non piacciono questi discorsi. Forse sono io la tua principessa, adornata nella pelle di un vecchio decrepito. No.
Lo sguardo corrucciato di quell'omino, dello sprite, dice esattamente come si sente Eric in questo momento. Beh, vai a trovare la tua principessa. Sai come si dice, per quanto sia lunga la strada, meglio tenerla follia. Per quanto sia lunga la strada, meglio tenerla follia a bada. Ok, sì, quindi come per dire, camminare lungo un sentiero mi. Eric non è folle. No, alla fine aveva solo 7 menomazioni mentali. Minori, ma comunque sì. Sì, ok. Va bene, tu non sei folle invece, eh? No, no. Vecchietto. Ok. Vediamo se ci dice ancora qualcosa. Il santuario è semplice, ma la salvezza non lo è. Mi piace. Mi piacciono i dialoghi di questo gioco, sono ben congeniati. La traduzione non è così malvagia, eh? Signori. Oh, bottiglie, bottiglie. Allora, left trigger, scudo, difendi. Sì, l'ho imparato. Mi piace lo sguardo corrucciato dello sprite. X mentre blocchi, parare. Ok, dovrò allenarmi. RT, rotola. Perfetto, ci insegna a giocare. Molto Souls. Ok, qua sopra non si può andare. Scheletri. Zombie, visto che sanguinano. Ehi! Orecchio del vagante marcio. Adesso andiamo a leggere cosa dice. Ehi! Ok, lo scudo funziona. Poi ci alleneremo a parare. Qui c'è un falò e una cesta. Apriamo la cesta. B. Chiave del santuario, molto bene. E al falò non ci possiamo sedere. Ok, inventario. Dov'è? Dov'è l'orecchio? Dov'è l'orecchio? Dov'è l'orecchio? No. Non è qui, non è qui. Non è. Ah, anello dell'avidità, cosa dice? Un anello dipinto di bianco che raffigura due mani nell'atto di afferrare. Sui continenti un anello come questo simboleggerebbe un desiderio senza fine. Erika ha un desiderio senza fine, di vendetta. Aumenta il sale ottenuto dai nemici uccisi. Boh, tienitelo stretto. Allora, quindi no? Ah, aspetta. Predone. Un bandito dell'alto mare. Hanno ucciso il tuo capitano e tu sei stato l'unico ad essere stato portato a riva dalle onde. Abbiamo trovato un orecchio che però non ci dice niente. Inventario? Ah, ok. Qua abbiamo magia, equipaggiamento, armi, anelli, chiavi. Orecchio del vagante marcio. Oh, eccolo qua. Orecchio di un vagante marcio. Uno dei residenti più decrepiti dell'isola. L'odore dell'oceano viene trasportato dal vento e costantemente filtrato nella sua carne logora. Può essere usato come materiale di trasmutazione o scambiato con un capo. Oh! Bello! Bene! Andiamo! Nessun marchio! Chissà cosa sono i marchi! Quanto mi intrippa sto gioco! LB cambia equipaggiamento. Sì, me ne sono accorto, quindi. Ah! Vediamo una cosa. Il danno causato dalle armi. Attacco 11,9. Ok. Quindi attacco ci mostra il danno causato dall'arma. Chissà che cos'è, rilascio oggetti. Forse la statistica, l'equivalente di quella statistica di Dark Souls 2 che ci permette di capire quanto tempo, quanti frame ci mettiamo a bere tipo un Estus. B.
Ok, con la freccia destra del pada croce scorriamo gli oggetti, perfetto. Se ti uso. No, non succede niente. RB, usa lo gesso. Sì, me ne sono accorto, ho sprecato una bomba così, grazie. Visualizza in inventario, va bene, l'avevo capito, è un classico. Divertente, attende. Ti aspetta del divertimento, amico. Sì, forse la traduzione peggiore è quella dei messaggi. Ma ovvio, questo è più che comprensibile. Usata a chiave del santuario. Oh, siamo in un santuario. È buio. Rivendica il santuario. Sì. Oh. Che figo! Queste sono le tre divinità, immagino. Il giudice? Il Parallasse sta nascondendo il cavaliere. E il re. Oh. Se distruggo le botti. C'è dell'oro dentro. Ok, quindi. L'icona gialla è l'oro. Abbiamo 40 monete d'oro. Ok. E il resto che cosa sarà? Boh. Sali di livello. Mi ha dato tre fiaschette rosse. Siano l'equivalente delle Estus. Quindi i santuari equivalgono ai falò? Oh! Sali di livello. Hai bisogno di più sale per ascendere. Qua abbiamo il sale invece delle anime. Oh, invece che Dark Souls, Salt and Sanctuary. Ah, abbiamo del sale e siamo in un santuario. Figo! Allora, quanti youtuber avranno fatto questa battuta? Non oso immaginarlo. Va bene, va bene, va bene. Hai bisogno di 500 di sale, ne abbiamo 110. Quindi quel triangolo bianco in realtà è un mucchietto di sale. Ok. E a occhio croce a giudicare dalle proporzioni, quella barra che c'è sotto il sale è quello che ci manca per salire di livello. Immagino, vedete che arriva ad un quarto scarso? Potrebbe essere quello. Albero delle abilità. Ok, questo è il classico effetto smascellamento, ragazzi. Ma neanche quella di The Witcher. Ma neanche The Witcher ha un albero delle abilità così be esteticamente bello che sembra una costellazione. Io parlo di Witcher 1, che è l'unico che ho giocato. Sì, mi state dando dell'eretico, ma ho intenzione di rigiocarlo da capo perché tanto non l'avevo finito e portarli tutti e tre sul mio canale, a tempo debito. Ma questo è qualcosa di spettacolare! Quante abilità? Ok. Potrei mettermi qua e leggerle tutte? No. Prometto che le leggeremo tutte mano a mano che le scegliamo e le applichiamo, ok? Richiede una sfera viola? Va bene. Fai offerta. Non ho nulla da offrire, no? Fatto. Ok. Allora, inventario, andiamo a vedere che cos'è questo. Una fiaschetta di un rosso incandescente su cui sughero è impresso lo stemma dei tre. Quindi contiene qualcosa di sacro. La sua appropriazione da parte di apostoli è vietata. Ok, sostanzialmente acqua sacra che ci ripristina punti vita, l'equivalente delle Estus. Ok, quindi noi stiamo letteralmente protetti dalle divinità in maniera sacra. Che bello! Sì, è il gioco ideale per Eric Bauer questo. Mi sto divertendo come un bambino. Ok. Tra l'altro, scusate, ma che belle sono le musiche. Devo andare su Steam e vedere se c'è la soundtrack scaricabile. Allora, bottiglie. Sorpresa, non è Dark Souls. Fantastico, come stai tu? Ah, ok, bene.
Ok, bene, bene, bene. Ci si può salire qua? Avevo visto un baule lì sopra. Sì, non mi sono sbagliato. Moneta. Moneta, un corvo. Sì, tu, io tutte le volte che sento i corvi penso a Demon's Souls. Chi di voi ha giocato Demon's Souls? Io quando l'ho giocato. Sì, oggi parlerò tanto più che giocare, ma perché è bello. Sono di questo umore qua. Quando ho giocato Demon's Souls cercavo disperatamente un gioco che mi ricordasse per bellezza del combattimento tecnico e per difficoltà Severance, Blade of Darkness. E finalmente l'ho trovato. E quando sono entrato per la prima volta, già, vabbè, il Nexus mi aveva. A me piacciono tanto le atmosfere ben riuscite, quella del Nexus è spettacolare. Soprattutto quando vieni accolto la prima volta che c'è la damigella nera che pronuncia quel rituale per evocarti, no? Da brividi. Ma quando sono entrato per la prima volta nella pietra che mi ha trasportato sul ponte che porta al castello di Boletaria e ho visto il castello di Boletaria davanti a me, con tutti i corvi che banchettavano sui cadaveri dei cavalli e che gracchiavano, io sono rimasto. Esattamente come sono rimasto quando ho visto l'albero delle abilità di questo gioco. Così. E quella scena mi si è impressa a fuoco nella mente. Tutte le volte che sento gracchiare un corvo, dal vero in un videogioco, beh, torno lì per qualche istante. E questo corvo mi ci ha riportato. Bello. Allora, io credo che Coccio Rosso, bisaccia di sale. Ah, l'equivalente delle anime di cavalieri, eccetera, eccetera, di Dark Souls. Io sono convinto che quello che conta dei videogiochi e quanto ti rimangono dentro quando li giochi. Le emozioni che ti fanno scaturire, che ti fanno provare. Ok, una bisaccia da viaggiatore che contiene il sale. Il valore del genere umano è il sale sulle sue sopracciglia. Quindi quello che ti scende negli occhi ti fa lacrimare. Guardate lo sguardo di Eric mentre legge queste cose. Perché esso è l'essenza della sua vita. Maltis 0417 è una sorta di Vangelo. Bello, ma quanta atmosfera ha sto gioco, quanto è curato. Coccio rosso. Una fiala di rosso incandescente, la medicina riparatrice la cui formula è un segreto gelosamente custodito dai tre. Venduto al mercato nero illegalmente da mercanti scrupolosi dei tre. Oh, bevilo per ripristinare un po' di HP. Quindi le pozioni di cura sono in realtà delle medicine proibite? Allora, facciamo così, togliamo da qui quello che non ci serve. Disequipaggia. Disequipaggia. E lasciamoci in realtà quello che ci può servire. Quindi le pozioni di cura? Allora, fatemi indovinare. Vabbè, bombe. Estus, queste dovrebbero rigenerarsi quando torniamo nel santuario. E queste dovrebbero essere l'equivalente delle pietre guaritrici di Dark Souls 2. Perdonatemi, non mi ricordo il nome. E quindi si consumano forever. Bene. E abbiamo due monete di scambio. L'oro, immagino per acquistare oggetti dai mercanti quando ne incontreremo. E il sale che è l'equivalente delle anime per quanto riguarda il passaggio di livello. Bello. Ok, allora così va, salgo e così scendo. No? Porta bloccata? Ok, questa porta si apre dall'altra parte. Va bene, saliamo. Altri zombie. No, 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 no. Perry. No, ho bevuto. Va bene. Beh, comunque non è molto lento. Non ho fatto. Quindi se lo fai a vuoto, o mentre lui ti deve ancora attaccare, fai il parry. Se lo fai appena lui ha toccato lo scudo, fai un riposte. Oh, bello. Ok, vieni qua. È bella come meccanica, nel senso che mentre in Dark Souls se sbagli il parry, sbagli il parry e rischi di prenderti un attacco. Qua se lo sbagli troppo in ritardo, comunque attacchi. L'oro se ne va e va raccolto in fretta. Ok. Voglio pararti in tempo. Vieni, vieni, vieni.
Va bene, ok. Bisaccia di sale, ok? Chissà quanto sale contiene. Questi posso? No, però ho scoperto una cosa. Se faccio più attacchi, rimango in aria, ok? Tipico dei Metroidvania. Ma che belle le atmosfere, guardate il villaggio in lontananza. Quanto è figo sto gioco. Siamo a 50 minuti. Potrei interrompere qua, ma 50 minuti no, perché poi io 10 minuti di buono oltre l'ora ce l'ha, oltre l'ora registrata lì ce l'abbiamo, perché ho passato del tempo. Le atmosfere, signori. Il banchetto marcescente. No, voglio. Aia! Se lo fai in anticipo invece ti prendi l'attacco, giustamente. No, voglio riuscire a fare una parata degna di questo nome. No. Ok, non. È che attaccano come tutti gli zombie di tutti i videogiochi. Oh, B. Attaccami. Raccogli le monete. Ah, il riposo lo fai con un altro pulsante. La difficoltà è quella, torcia. Ok. Ah, non c'è il backstab. Va bene. 22, intanto iniziamo a guadagnare sale. Ottimo. Ero troppo lontano per fare. Ehi! Vieni un po' qua. Ciocca di capelli. Ehi, 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 qua ci sono cose interessanti. Allora. Inventario. Cimelio di un soldato in memoria di un caro defunto, portava la promessa di eventuale riunione. Oh, sostanzialmente. È un po' la ciocca di capelli che si portavano i cavalieri in guerra, ma di un defunto. Oh, quindi quando muoio ci ritroveremo. Bello. Se, tipo, se vieni sepolto con quella ciocca di capelli assieme, la tua anima riesce a trovare più facilmente l'anima del caro defunto. Che bello. I suoi ricordi possono essere usati in un maniscalco per potenziare le armi. È un po' come se le armi prendessero parte del potere dalle memorie della persona alla quale appartenevano i capelli. Ma che bella questa idea! La mia mentalità da master di giochi di ruolo. Vediamo un po' il bestiario. Sta andando in brodo di giuggiole? No, ma abbiamo ancora. Oh, vagante marcio. Balestriere marcio, ok. Ah, ok, qua allora ci dice gli oggetti che possono lasciare, tipicamente, che bello. Scusate, sto sbavando. Un tipo di umano annegato, straziato dal tempo e dalle intemperie. Molte cose annegate camminano su quest'isola. Io sono innamorato, signori, uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. A livello di atmosfera e di cura nei dettagli. La traduzione italiana non è così brutta. Balestriere marcio. Ci ha lasciato una ciocca di capelli, ok. Un vagante marcio abbastanza forte. Quindi lui era un soldato prima di morire che si era portato dietro una ciocca di capelli di un caro defunto, probabilmente di una moglie, di una figlia, di una madre. O di un compagno d'armi defunto, di un padre, nella speranza di che la sua anima si ricongiungesse con la sua nell'aldilà. Ma il suo corpo è stato rievocato tipo da una maledizione, come dice il vecchietto. E quindi non può farlo. Oh, bello. Cioè, bel, brutto per lui, bella l'atmosfera che si crea. Un vagante marcio, abbastanza fortunato da poter ancora usare una balestra. Fortunato
Fortunato non lo so quanto. L'isola è piena di uomini annegati che riescono in qualche modo a camminare. Ma alcuni sono più decomposti di altri, probabilmente perché sono non morti da più tempo o erano in condizioni diverse. Allora, facciamo così, proviamo a bere questa. Ok, la rigenerazione di energia, perché non raggiunge il massimo? C'è una sorta di status tipo vuotezza, come in Dark Souls, non lo so. Bene, poi prima di chiudere la partita torneremo al santuario e vediamo cosa succede se si rigenerano queste come penso che sia. Allora, esploriamo la parte bassa. Qua si può rompere praticamente di tutto. Ma che bello il fatto che il bestiario non solo ci descrive le creature, ci dà comunque delle informazioni di lore abbastanza importanti sul gioco, ma allo stesso tempo ci ricorda che tipi di oggetti possono lasciare. Quindi se vogliamo farmare, possiamo. Oh, bene, intanto stiamo guadagnando sale. Sì, la barra di sotto è quello che ci manca per salire di livello. Ottimo. E denaro. Bene. Qui c'è un'uscita, ma no, non ancora. Aia! No, 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 vieni qua. La voglio anch'io una balestra adesso. Allora, tra l'altro, a giudicare dall'ingresso, da quello che ho visto fuori dall'ingresso, ora ci ritorno in modo da avere conferma delle mie parole e verificare se i mostri respawnano o no dalle zone una volta che usciamo e rientriamo, come succede nei Souls. Ok, da quello che si può capire di qua. Allora, qua sono morti. Qui no, però mi sembra che, vedete, ah sì, continua, continua, là sopra c'è qualcosa, quindi voglio prima esplorare la parte in alto a sinistra. E qui non respawnano, ok, giusto per sapere come si comporta il gioco a livello di meccanica. Com'è agile il nostro personaggio nel saltare e arrampicarsi? Tu sei diverso dagli altri. Non ho voglia di giocare a fare i Perry senza esserne capace con un mostro con un'ascia in mano. Vasetto di fuoco briano, ottimo. E un coccio rosso. Sì. Quindi i cocci sono come le pietre. Infatti, di qua c'è un'uscita. Però più su continua. Ok. Mercante di pietra. Shortcut. Ah, figo! Che cos'è il mercante di pietra? Allora, inventario. Mercante di pietra, una piccola figura di pietra con le sembianze del mercante benestante. Offrimi incanti, i mercanti di pietra, ad un altare per consentire ai commercianti di fare affari nel tuo santuario. Aumenta l'oro nella zona del santuario. Oh, che bella meccanica! Sostanzialmente questi noi li offriamo al santuario, le divinità chiamano, è come se mandassero una visione in sogno ai mercanti, questi arrivano nel santuario sapendo che ci siamo noi e fanno affari con noi. E tra l'altro la sua presenza dà dei bonus all'area. A questo punto immagino che ci sia anche una strategia a livello di gioco, nel momento in cui sbloccheremo più santuari e troveremo altre statuette, a capire che santuari mettere, cioè che statuette usare dove, per sapere che bonus dedicare all'area. Allora, visto che abbiamo attivato uno shortcut, no, io voglio ancora andare a prendere quell'oggetto di sopra, poi torniamo al santuario. Allora, ma che belle le musiche tra l'altro. Aia, sì, mi sei evocato da sotto i piedi come in Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts. Abbiate. Non Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts. Ok, molto bene. Hopla. Pugnale da lancio. Oh, questo mi piace. Vediamo cosa dice la descrizione. All'inizio io non me ne perderò una, di descrizioni, ragazzi. Allora, una lama di metallo bilanciata, utile per ferire i nemici da lontano. Molto bene. Direi subito. E si controlla che è un bijou il personaggio, eh? Fantastico, i controlli sono perfetti. Quello che cos'è? Fuoco.
Oh, l'abbiamo ucciso. Bene. Allora, scudo. Vieni, vieni, vieni. Che bello. Avete visto come ci muoviamo più lentamente con lo scudo alzato? Sì, spara al tuo quadrello. Hopla. Tardi. Ti ho preso. Ok. La stamina, l'uso della stamina è importante, ma per il momento ce la abbiamo. Campana del ritorno. L'equivalente di un osso del ritorno. È proprio molto simile, urlatamente simile a Dark Souls. Vediamo un po'. Una campana magica di fede e devozione simboleggia il richiamo degli dei e degli spiriti. Suonala per ritornare al santuario o al tempio visitato più di recente. Quindi ci sono anche i templi oltre i santuari. Bene, distruggiamo questi oggetti e vediamo cosa nascondono. Monete. Tra l'altro, beh, ne troviamo in discreta quantità e abbiamo 276 pezzi d'oro. Qui ce n'è di roba da esplorare. Ogni pezzo che esplori. Oh, questi cosa sono? Ehi, no, no, cos'è, veleno quello? No, 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 no. Ok, questa ci dà una sorta di rigenerazione, a differenza di questa, che è molto più veloce, questa ci dà la rigenerazione. Ok, importante da sapere, perché sono meccaniche importanti da conoscere queste. Disequipaggia e disequipaggia. Bene, direi che poi abbiamo anche abbastanza sale per salire di livello. Allora, oh, io volevo prendere semplicemente quell'oggetto là, ma qui c'è il mondo. Ah sì che si rompono. Chierico di pietra. Oh. Una piccola figura di pietra con le sembianze di un saggio chierico. Offri il chierico di pietra ad un altare per convocare un chierico nel santuario. Aumenta la potenza nella zona del santuario. Non so cosa sia la potenza, ma. Ah, ah, ah! Oh, va bene così. Ok, torniamo indietro. No, adesso. Cioè, è strutturato in modo che più esplori. Guardate, lì c'è altro. E più c'è da esplorare. Questo si raggiunge? No, bisogna fare il giro da sopra. Oh, santo cielo. Allora, andiamo a prendere questo oggetto qua. Intanto. Cos'è questo? Coccio rosso, ok. Letteralmente un passo. Tira l'altro. Allora, qua abbiamo questo. Qua abbiamo questo, ok. Sì, è dove siamo passati prima. Là sopra c'è qualcun altro e stiamo per andarlo a raggiungere. Molto bene. Quindi possiamo salire o da fuori oppure passando da qua dentro. Ciao tu. Se uso un'altra bomba di fuoco. No! Volevo parare, ma in realtà. Ok, beviamo questa. Sì, la rigenerazione di questa è molto più veloce. Ok. Devo ricordarmi che non sto giocando Dark Souls. Vieni qua. Hopla. Sì, qua stiamo salendo. È bella come arma il tridente. Fammi vedere l'attacco pesante. Hopla. No. Sostanzialmente fa due colpi. Bello. Oh, oggetti da furfante. No, 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 no. Ok. Vieni qua. Mi
mi ha di nuovo avvelenato, guardate. Hopla. Grenado, penso che siano delle bombe. Bevi, bevi, non morire, non morire. Bevi. Cavoli, no, non avevo fatto caso allo status. Ma per un pelo. Ok, non. Torniamo indietro. Siamo a un'ora e 5 minuti di registrazione. Per voi sarà una quarantina di minuti abbondanti di video. Vediamo se funziona come in tanti. Perfetto, salto più giù, ci fa saltare in basso. Un po' come in Rolling Thunder. Oh, ok. Cavoli, i riposte sono veramente potenti. Bene, bene, sto imparando a parriare più distinto che altro, perché non. Mica lo volevo fare davvero. Ok, scendiamo. Ok, poi quando sarò un po' più tranquillo controlleremo anche i danni da caduta, Non in questo istante. Ok, ci sono altre cose da andare a prendere, ma nella prossima partita. Signori, sono emozionatissimo. Shortcut? Sì. Sfruttiamolo. Ok, si può saltare giù. No. Così, diagonale bassa, perfetto. Lui di preferenza prende le scale, ma noi possiamo evitarle forzando con la diagonale. Ma che bello. Allora. Un istante. Ok. Ci sono. Sali di livello. Spendiamo 500 di sale. Ok. Sali di livello servono 520. Noi ne abbiamo 425. Allora. Ci ha dato una di quelle sfere viola, Se io adesso vado nell'inventario, prendo una bisaccia. Oh. Questa è una borsa. Quindi è una descrizione diversa, una borsa da mercante piena di sale. E il giorno può avvenire di nuovo, quando l'oro è come pietre, ma il sale è la cosa più preziosa di tutte. Carvan, 19 d'ori, 2. Quindi il sale è più prezioso dell'oro. Allora, queste qua piccole quanto danno di sale? Usa. 100. Abbiamo detto 550. Usa. Sali di livello 520, sì. Ok, un'altra perla nera. Albero delle abilità, ne abbiamo due da spendere. Allora, io immagino che quelle che lampeggiano siano quelle che possiamo acquistare. Allora, possiamo acquisire una nuova pozione curativa addizionale. Vero, tra l'altro, ce le ha ripristinate, guardate. Dov'è? Qua. 3. Oh, ci ha ripristinato le fiaschette. Quindi sostanzialmente sono come l'Estus. Quindi qua possiamo andare a 4, il che non sarebbe male. Qui cosa possiamo fare? Berserker di classe 1. Impugna martelli e accetta di classe 1. Abbiamo un accetta, potrebbe essere interessante. Guadagna un punto di forza. La forza migliora l'attacco delle armi basate sulla forza. Tra l'altro, aspetta un attimo, nella descrizione della nostra accetta. X, eccolo qua, perfetto. Attacco 6, 9,8 penso che sia il risultato dell'attacco base più lo scaling. L'accetta scala A con destrezza e A con forza?
attacco 6. Bonus forza S, bonus destrezza S. Quindi lo scaling S è meglio dell'A. Sì, ok. Superiore, credo che stia per peso 6, pesano uguale. Bene. Ah, sì, vediamo ancora una cosa. Quindi le statistiche. Del nostro brocchiero. Riduzione vacillamento 49, eccolo qua. Difesa a colpo 100%, difesa a taglio 85, 25, 74, 33, 30, 41, 4. Ok. Allora, avanziamo di livello. Qua spadaccino di classe, non abbiamo ancora spade, quindi sarebbe inappropriato. Pugnali, no. E aumenta la di volontà. Qua aumenta la forza di nuovo. Difensore, impugna scudi di classe 1. Mamma mia. Alabardiere, impugna mazzapicchi, falci e lance di classe 1 con due mani. Un punto di destrezza. Cacciatore di classe 1. Impugna fruste. Oh, sì, era quella che aveva il cacciatore. Guadagna un punto di forza di volontà. La volontà è... Ah, la stamina è determinata dalla forza di volontà. Ci sta. Armature leggere. Qui che cos'è? Lancia magie. No, quest'albero qua lo esploreremo veramente poco. Saggezza dell'età. Chierico. Oh, questo invece lo esploreremo. Ma è ancora un po' presto per i miracoli. Qui cosa abbiamo? Armature pesanti? Non ancora, non ne abbiamo. Non vedo motivo. Borsa delle cure. Allora, io prenderei un berserker e una pozione. A questo punto. Ci sta. Perché siamo armati con delle accette. Ed è giusto che prendiamo questo. E la base è questa. È quella delle pozioni. Quindi prenderei anche quelle. Mi piace, e questo lo scoprirete guardandomi giocare questo gioco, nei giochi di ruolo, avanzare in base all'equipaggiamento che ho addosso e a quello che faccio all'interno del gioco. Quindi. E poi via via, mano a mano che ho delle possibilità, scelgo come specializzare il mio personaggio o se renderlo il classico Jack of all trades, cioè vario in tutto, capace di tutto, ma esperto in niente. Quindi, Berserker. No, non posso. Devo partire per forza da qui. Acquisisci abilità. Va bene. Questa è obbligatoria. Ah, quindi quelle viola sono quelle che posso prendere. Oh, allora, saggezza dell'età. No, in questo momento non ancora, perché non ho i miracoli da imparare. Non abbiamo spade. Sì, accetta, per forza. Mina, agitò la sua mazza ferrata a destra, verso sinistra. Ah, da destra verso sinistra, in direzione del lemo di ferro dell'ultimo razziatore notturno rimasto in piedi. Melly si mosse per sollevare il suo abominevole scudo, deviando il suo colpo in una pioggia furiosa di scintille e sfruttando l'impeto per spingere la lama nel petto di lei. Il pellegrinaggio di Pensen, S28. Wow, è scritto veramente bene. E per ogni abilità ci dà... Una piccola storiella, un aneddoto, bello. Evidentemente questa persona non era abbastanza brava nell'uso delle mazze. Berserker di classe 1, sì. Ok. A questo punto se vado su Fai Offerta, o Mercante di Pietra, e offriamo, guardalo lì che arriva. Oh, offriamo anche Chierico. Eccolo lì che arriva. Con loro parlerò dopo questa puntata. In realtà abbiamo anche da esaminare l'equipaggiamento da ladro che abbiamo trovato, non me lo dimentico. Quello
Quindi la prossima partita, il prossimo episodio inizierà con l'esame, col fatto che esamineremo l'equipaggiamento da ladro che abbiamo trovato e parleremo, interagiremo con i due mercanti, con i due PNG che abbiamo evocato nel nostro tempio. E ui, no, 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 sta fermo lì, torna al centro, bravo, è più scenico. Signori, questo gioco è bellissimo, mi sono innamorato di questo gioco. E purtroppo ora, staccando, non potrò giocarci di nuovo prima di qualche giorno perché il lavoro piuttosto impegnativo mi chiama. Ma non vedrò l'ora di tornarci su e di registrare un'altra partita. È bellissimo. Salt and Sanctuary è un gioco, per il momento, di quelli che giocherò tanto, tanto, tanto e tanto volentieri. Sì, ho un entusiasmo fanciullesco, scusatemi, continuo a ripetere le stesse cose, sono andato in, ho il cervello in pappa. Ma è bello. Per il momento è bello, poi non so se più avanti perderà il suo fascino, perderà di slancio, ma la partenza è proprio di quelle a picco alto, subito. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Signori, prima che continui a dire altri 15 mi piace uno dietro l'altro, e prima che la puntata diventi decisamente troppo lunga, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino adesso. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao!